Diciamo accontentarvi per tutte le richieste che mi avete fatto in questi giorni, e ho deciso di fare un video sull'aromaterapia, e per farlo mi aiuterò con questo diffusore di oli essenziali. Volevo ringraziare Andy e Franci in particolare, ecco, perché mi hanno fatto dei commenti bellissimi e volevo appunto approfittarne per accontentarli per le loro richieste. Allora, oggi appunto, come anticipato, farò un video di aromaterapia, ma sarà anche un video motivazionale. Questo perché mi sento in dovere di, diciamo, darvi quella positività che forse a volte non riuscite sicuramente a trovare, molte volte neanche io ci riesco, sono sincera, però oggi sono positiva, mi sento positiva. E voglio trasmettere la mia positività anche a voi, perché sicuramente è importante, oltre a tenere la calma, essere tranquilli, perché può aiutarci in diverse situazioni. Io so che non è facile, so che tutti stiamo affrontando un brutto periodo, sia chi lavora, quindi chi è costretto a, diciamo, mettere a rischio la propria vita, ma anche chi è a casa e che purtroppo non può muoversi, non può vedere i propri cari e soprattutto non può comunque godere di tutta la quotidianità che ci circonda, che ci circondava fino a qualche settimana fa. Diciamo che tutti stiamo affrontando dei periodi molto molto difficili, e mi sento in dovere anche di darvi qualche consiglio che sicuramente avrete già sentito in radio, in TV o comunque in altri video, ma volevo anche io farlo perché ci tengo. Ci tengo perché tutti abbiamo il diritto di stare bene, tutti dobbiamo cercare di essere positivi, e in questo video volevo aiutarti. Quindi ti consiglio di distenderti, indossare un paio di cuffiette o auricolari e di metterti comodo, perché adesso inizierà un video di aromaterapia dove, tra l'altro, mi sono attrezzata. Ho trovato questo libricino in casa proprio sull'aromaterapia e gli oli essenziali. Mia mamma una volta vendeva dei prodotti della Just, non so chi la conosce, comunque un'azienda che diciamo che vende prodotti naturali, appunto, di varie essenze, quindi sia crema che oli. E ho trovato appunto questo libricino e ci tenevo a leggervi qualche riga, magari con un tono un po' più inaudibile, ecco. Una cosa che ci tenevo anche a farvi comunque leggere, quindi a leggervi, era l'essenza che ho utilizzato per questo diffusore. Diciamo che sicuramente non potete sentire l'odore, il profumo di questa essenza, ma cercherò di trasportarvi in un, diciamo, in un caloroso viaggio che mi faccia sentire a vostro agio, che
che vi faccia sentire bene. Diciamo che l'olio in questione che ho utilizzato è la lavanda. Per chi non lo sapesse, la lavanda ha delle proprietà molto, molto importanti che sicuramente in questo periodo ci aiutano di sicuro. La lavanda ha delle proprietà rilassanti, delle proprietà antidepressive e delle proprietà calmanti, ecco. E quindi non c'è olio più adatto in questo momento che ci può, diciamo, far rilassare. Quindi la lavanda secondo me è un olio proprio adatto per questo video, quindi per questo periodo. E magari andrò a leggervi anche qualche riga che parla proprio di quest'olio. Sappiamo bene che dobbiamo rimanere a casa, è importante che tutti lo facciate. E vi voglio dare alcuni consigli. Il primo consiglio che vi do sicuramente è di svegliarvi al mattino, aprire le finestre della vostra camera e cercare di far cambiare aria nella vostra stanza, in modo da far cambiare l'energia che abbiamo accumulato durante la notte. Un altro consiglio che posso dare è di andare nel vostro bagno e magari prendervi un po' cura di se stessi, quindi di voi stessi, cercare di provare a, diciamo, rendervi belli. E alcuni diranno: ma perché, se sono in casa, devo diciamo stare truccata o comunque devo stare vestito bene? Sicuramente non serve a farci vedere dagli altri, questo non ci interessa in questo momento, ma la cosa importante è sicuramente farci belli per noi stessi. Io una cosa che faccio tutti i giorni è alzarmi e andare in bagno e starci anche delle ore, non mi interessa. La cosa che voglio fare è, diciamo, guardarmi allo specchio e piacermi, perché non c'è cosa più bella che piacere a se stessi. Noi non ci dobbiamo fare belle o belli per qualcun altro, ma solo per noi. Io diciamo che mi sento meglio quando mi guardo allo specchio e mi vedo bella fuori, e di conseguenza questo mi aiuta a rendermi bella anche dentro. Diciamo che non è un consiglio che sto dando solo io, penso che l'ho anche sentito in radio, l'ho anche sentito in altri posti. Truccatevi, fatevi i capelli, fatevi la piega, vestitevi bene, mettetevi la giacchetta più carina che avete nell'armadio, perché è importantissimo riuscire a dare il meglio di se stessi anche quando nessuno ci guarda, quando nessuno ci vede, perché è bellissimo. Credetemi, provate, perché non credo che ci sia cosa più bella in questo momento che ci possa aiutare. Un'altra cosa, quindi un altro consiglio che posso darvi sicuramente è di impiegare il vostro tempo. Io sento di persone che continuano a dire mi sto annoiando, oppure persone che dicono non so cosa fare, io sto tutto il giorno nel letto. No, assolutamente, è la cosa più sbagliata che potete fare in questo momento, perché diciamo che ci sono tanti pensieri, tante preoccupazioni, ed è giusto che le eliminate. E uno dei tanti modi per eliminarla sicuramente è distrarre la vostra mente,
e distrarre la mente è difficile, ma un modo per farlo è sicuramente trovare qualcosa da fare. E io in questi giorni sto trovando molte cose carine, interessanti da poter fare. Ad esempio, vabbè, approfittando dello studio, ma sto anche trovando delle cose che non ho mai fatto prima perché non avevo il tempo di farle, come ad esempio leggere un libro, perché no? Oppure l'altro giorno ho aiutato mia mamma nel giardino, quindi se avete il giardino ed è una bella giornata, ho aiutato a annaffiare le piante. Sicuramente la natura mette tanta, tanta serenità. Ve lo posso assicurare questo. E poi ho anche cucito, che è una cosa che non avevo mai fatto. Avevo dei pantaloni e delle maglie con dei buchi e mi sono messa con ago e filo, mi sono messa a cucire, quindi ho passato metà pomeriggio a fare questa cosa che diciamo che mi ha distratto molto, quindi perché no? Sto provando anche a fare delle ricette nuove di cucina. Io non sono bravissima a cucinare perché di solito cucina mia mamma o mio papà, ma ci ho provato, quindi ho anche cucinato qualcosa di diverso, vedere le mie abilità culinarie, e anche questo mi ha distratto molto. E poi sicuramente ho passato molto tempo a farmi dei bagni rilassanti e utilizzando anche degli oli essenziali. E a proposito di questi oli essenziali, volevo leggervi un pezzo. Di questo libricino, che ho trovato a casa, volevo parlarvi della lavanda, così magari potete approfittarne. Diciamo che la trovate in commercio, ma visto che ci sono molti negozi chiusi, vi consiglio magari di provare in farmacia. Sicuramente in farmacia qualche olio essenziale sulla lavanda, cioè alla lavanda c'è sicuramente, quindi provate. Allora, adesso vado a cercare la pagina che parla della lavanda, che è pagina 22. Questo libro in realtà è molto molto interessante perché parla proprio di tutte le proprietà di questi oli. Adesso ve lo metto anche qua, non so se lo vedete. Ok, qua ti dice anche come poterla utilizzare. Allora, la lavanda ha proprietà antisettiche,
gastrointestinali. Allora, diciamo che ha delle proprietà molto efficaci per qualsiasi, diciamo, non tutta, però diciamo che mi pare di capire che ha delle proprietà veramente efficaci, diciamo che sono molteplici le proprietà che ha questa questo olio, questa essenza. Qui dice che la lavanda era usata dai greci e dai romani, che la preferivano a qualsiasi altro profumo per i loro bagni. Quindi mi collego a quello che stavo dicendo prima riguardo ai bagni. Io spesso mi faccio il bagno nella vasca, per chi è fortunato ad averla, e diciamo che oltre alla lavanda a volte uso anche il timo, che mi hanno consigliato per la stanchezza o comunque anche per la depressione. Non dico che sono depressa, però comunque molte volte mi capita di avere molti pensieri che mi rattristano, quindi vi consiglio di usarlo. E la lavanda si estrae, qui dice, dai fiori attraverso la distillazione in corrente di vapore. E non so chi ha mai avuto la bellezza, la fortuna di avere della lavanda in casa, comunque una pianta di lavanda, e anche proprio il profumo ci aiuta, diciamo, ad essere più tranquilli, più rilassati. Questi sono momenti difficili e dobbiamo cercare di essere positivi, perché io so che una frase che stanno dicendo in tantissimi in questo momento è che andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Andrà tutto bene. Sì. Appoggio sicuramente a tutte quelle persone che purtroppo in questo momento stanno soffrendo, a quelle persone che purtroppo hanno perso delle persone care, degli amici, e mi accingo al loro dolore, e per loro purtroppo non è andato tutto bene, ma sicuramente questa è una sfida. È una sfida come tutte quelle che tutti i giorni in realtà ci sono. Tutti i giorni muoiono persone, tutti i giorni ci sono malattie. Diciamo che non era ancora successa un'epidemia, quindi una pandemia che riguardasse un'intera popolazione, ma questa è una sfida. È una sfida che ci è stata messa davanti a tutti indistintamente, anziani, persone giovani, bambini, e il segreto in realtà è restare calmi. So che facile. So che sicuramente molti di voi non sapranno come poter affrontare questa cosa, ma posso dire che è importante che seguiamo le regole, quindi restare a casa. Approfittatene, come ho detto prima, per prendervi cura di voi stessi. Approfittatene per stare con la vostra famiglia, stare con i vostri familiari, se potete ovviamente, perché questo tempo
non è sprecato. Questo tempo non tornerà più, non avremo mai più tutto questo tempo per stare con loro, non avremo più tutto questo tempo per prenderci cura di noi stessi tutti i giorni e non avremo più tutto questo tempo per fare qualcosa di bello. Quindi approfittatene, vedete il lato positivo di questa cosa. Sicuramente di positivo non c'è tanto, perché sono successe molte disgrazie, questo si sa. Però sono sicura che riuscirete anche voi a trovare qualcosa di positivo, qualcosa che vi possa star bene. Provate a pensarci, prova a chiudere gli occhi in questo momento e a pensare a qualcosa che ti piace, qualcosa che ti fa stare veramente bene. Sicuramente c'è. Sono sicura che c'è qualcosa che ti fa sorridere, qualcosa che ti fa andare avanti. Dobbiamo cercare di trovare la forza per andare avanti. E la forza per andare avanti è dentro ognuno. Diciamo che sicuramente state guardando questo video perché avete bisogno di rilassarvi. Io spero di averlo fatto sicuramente. E voglio che me lo fate sapere magari in un altro commento, uno dei vostri bellissimi commenti. Spero di aver trasmesso la mia positività oggi. Mi sono svegliata e ho detto voglio essere positiva. Oltre alle vostre richieste, avevo già in mente di fare questo video motivazionale perché mi sentivo in dovere di, come dire, dire anch'io la mia su questa cosa, che è una cosa molto grave ma anche molto importante. Quindi pensavo di farlo e ci avevo già pensato. E tra l'altro avevo anche già pensato di fare questo video sull'aromaterapia perché io amo gli oli essenziali, sono piena in casa di diffusori, li ho praticamente in tutte le stanze perché amo l'essenza che emanano questi oli, questi profumi, questi profumi che si diffondono in tutta la stanza, mi danno un senso di pace, mi danno un senso di natura. Questi profumi che entrano attraverso il naso mi danno molto, molto sollievo, mi rilassano, mi calmano. E ci tenevo particolarmente a trasmettere questa sensazione anche a voi a casa. Purtroppo non potete sentire il profumo che fa quest'olio, ma è veramente rilassante e mi mette positività. Io stamattina mi sono alzata e ho detto oggi farò un video con gli oli essenziali perché hanno delle proprietà veramente indiscutibili. E vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di provarli. Soprattutto questo. Poi, vabbè, se non avete la lavanda, potete usare anche qualche altra essenza. Sicuramente è importante, scusate, stare a contatto con la natura, con i profumi delle piante, profumi delle foglie, anche solo andare nel balcone di casa vostra a sentire gli uccellini al mattino che cantano, oppure il vento che ci muove un po' i capelli, oppure il vento che ci emana aria fresca, aria pura, aria vera.
è importante. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questo video vi abbia aiutato. E spero che vi abbia trasmesso positività, perché ci tenevo tantissimo a farvela avere attraverso questo piccolo mondo chiamato YouTube. Piccolo non tanto in realtà. Ci tenevo a far star bene qualcuno e spero di esserci riuscita, quindi lo spero davvero. Se non stai già dormendo, ti consiglio di chiudere gli occhi oppure di osservare il fumo che trapassa dallo schermo, il fumo che sta donando un senso di pace, un senso di freschezza, un senso di tranquillità. Ti consiglio di togliere tutte le energie negative che ci sono sul tuo corpo, dentro la tua mente, e ti consiglio di, diciamo, provare a resettarti, a non pensare a niente. Oggi ho provato anche a truccarmi con un ombretto, anzi, ho usato più di un ombretto, ho usato tre ombretti di colori diversi, colori che sono, diciamo, un po' dappertutto in questi giorni, colori dell'arcobaleno. Ho usato il rosa, ho usato l'azzurro, ho usato il bianco, ho usato un po', diciamo, colori positivi, colori chiari. E voglio che nella vostra testa, in questo momento, ci siano questi colori qua. Questi colori che vedete anche in questo diffusore. Questi colori che devono entrarvi dentro il corpo e dentro la vostra testa, con una scritta che sicuramente tutti abbiamo già sentito dappertutto. Andrà.